Gerry Scotti e Teo Mammucari, lo scherzo a tu si cue vales. Tu si cue vales, Gerry Scotti e Teo Mammucari vittime di uno scherzo? Puntata che è partita con botto, quella di Tu si cue vales in onda stasera su Canale 5. Il tutto è partito con uno scherzo a Rudy Zerbi ad opera di Maria De Filippi, quest'ultima ha convinto Alessio Sacara e Martin Castrogiovanni a prendere di peso Rudy e a posizionarlo in cima alle scale dove si trova l'intera giuria popolare. Purtroppo per molti aspiranti talenti il giudice è tornato alla sua postazione dove è stato vittima, insieme a Gerry Scotti e a Teo Mammucari, di uno scherzo a base di un ragno finto caduto proprio sulla sua testa. In seguito v'è stato un uomo che ha percorso all'indietro una fune sospesa nel vuoto, prima con gli occhi liberi da costrizioni e in seguito bendato. Un giovane ragazzo che ha cantato Parlami d'amore, Maru dedicata al suo fratello scomparso, e infine due giovani inventori che hanno approfittato dello spazio concesso loro dal programma per presentare un nuovo speciale airbag in grado, sempre secondo gli stessi inventori, di rivoluzionare il mercato. Dopo la presentazione si sono messi accanto a una grande vasca al centro dello studio e vi si sono gettati dentro. Peccato che il liquido all'interno è esondato. Maria De Filippi si è allontanata dalla giuria andando accanto a Sacara e Castrogiovanni, quest'ultimo ha chiesto agli aspiranti talenti se la prova avesse funzionato o meno, ma è in quel momento che è avvenuto lo scherzo. Gerry Scotti e Teo Mammucari a Tu si cue vales, lo scherzo. Paura per Maria De Filippi e Rudy Zerbi a Tu si cue vales quando un concorrente, con la complicità dei collaboratori di studio, ha realizzato un scherzo shock tutto per loro. Ma la puntata di questa sera del talent show di Canale 5, che va contro tale e quale show di Carlo Conti, non si è di certo fermata qui visto che in seguito due aspiranti talenti convinti di aver creato un nuovo rivoluzionario tipo di airbag hanno voluto fare uno scherzo ai giudici. Maria De Filippi si è allontanata proprio nel momento in cui i due, ricoperti di schiuma, si sono fiondati su Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Quest'ultimo ha tentato di sottrarsi al loro abbraccio, ma invano. Alla fine anche Mara Venier è stata investita dai due giudici ricoperti di schiuma. Una serata ricca di scherzi e di divertimento.